Non poteva esserci cornice più bella a Pescara per presentare il nuovo campionato dei biancazzurri. Siamo alle Naiadi in questa splendida cornice. Il patron Vincenzo Serraiocco orgoglioso di poter iniziare la stagione del Pescara proprio qui alle Naiadi. Sì, sì, per me è un sogno, è quello che ho sempre voluto, questo aperto alla città, aperto in questo caso alla squadra più importante della nostra regione che è l'Abruzzo. È l'obiettivo di questa società, è l'obiettivo mio di aprire questo impianto a tutti. Orgoglioso di dare un augurio importante a questa squadra, a questa nuova avventura in Serie B. Speriamo che abbiamo lavorato bene e lavoreremo bene per fare tanto, tanto per questa città. Mi inorgoglisce avere per la prima volta il ritorno a Pescara della presentazione della squadra in questo bellissimo complesso che, ripeto, è un complesso di tutti, che oggi mi vede me guidarlo, ma è un complesso di tutti quanti. Per me è un piacere, per me è un orgoglio e anche uno sfizio personale vedere qui partire la stagione del Pescara Calcio per tante motivazioni miei personali. Vincenzo Serraiocco è stato dirigente, sponsor del Pescara, amico del presidente, attuale sponsor del Pescara, amico del presidente Sebastiani e uno dei primi tifosi. Assolutamente sì, la mia avventura a Pescara è iniziata nel 2009 quando abbiamo ripreso il fallimento, continua come sponsor, ci sarà forse qualche altro impegno, non lo so, ma in questo momento la cosa più bella è vedere questa squadra qui dentro, insieme, tutti insieme, a dargli una spinta per poter fare quello che è l'obiettivo che ci siamo sempre posti e che abbiamo raggiunto già due volte. Parliamo anche di mercato, Ventola ufficiale al Teramo, Selasi andrà anche lui al Teramo e poi Proietti si dice di un interessamento, si parla di un interessamento della Casertana e poi anche gli altri giocatori in esubero, state vedendo cosa fare? Diciamo che questa è un'opportunità che vogliamo dare ai giocatori che non trovano spazio di andare a giocare, sono giocatori del Pescara, di andare a giocare un anno e ritornare magari l'anno prossimo pronti, perché è evidente che avere un giocatore qui che magari puoi stare anche bene a Pescara, non manca nulla, c'è una bella città, però non giocare per un giocatore è tutto, quindi noi ci adoperiamo per far sì che questi ragazzi possano fare un campionato da protagonisti. Ventola oggi, nel momento in cui il mister gli ha detto che forse avrebbe trovato poco spazio, non ci ha pensato un attimo ed è andato a giocare a Teramo. Dovrebbe fare la stessa cosa Selasi, ma non so se a Teramo o altrove, e anche gli altri. Proietti ha comunque davanti due ragazzi come Brugman e Canutè, quindi non trovando spazio si è deciso di metterlo sul mercato. Yamga è un giocatore che ha diverse richieste anche all'estero, in questa settimana vedremo di chiudere. Invece per quanto riguarda eventuali altri arrivi si può attingere dalla lista degli svincolati. Si è parlato oggi di un possibile interessamento del Pescara per Marilungo, è vero così? È davvero così? No, noi siamo a posto così come siamo, siamo completi, il mister è contento della rosa, manca un terzo portiere che faremo a giorni e penso che sia il nome che avete fatto fino Farelli. Ad oggi, penso di sì. E per il resto siamo a posto così.